Ciao ragazze, finalmente siamo al video tanto atteso, almeno da me. Mi è arrivato il pacco che aspettavo per Halloween, che vi faccio vedere. Eccolo qua. Io l'ho già aperto e scartato per controllare gli oggetti, se dentro gli articoli se andavano bene, per cui non è che, cioè, so già cosa c'è dentro, ho già visto cosa va, cosa non va, però volevo farvelo vedere comunque, quindi è come se lo scartassimo insieme. L'ho preso per Halloween perché appunto il 31 andrò in discoteca a ballare a Bologna, e in una discoteca dove è a tema la serata, per cui mi travestirò anche quest'anno da vampiro come l'anno scorso, però con trucco e outfit differente. Quindi ho preso alcune cose specifiche da questo sito che si chiama, è un catalogo, ma c'è anche il sito, si chiama EMP. Vi lascio il link nel box informazioni dopo, se vi interessa, se volete guardarci. E quindi cominciamo. Diciamo che la pesca è andata così così. Ci sono alcune cose che non vanno bene, alcune che invece sono fantastiche. Cominciamo da quelle di Halloween. Allora, aspettate. Io avevo ordinato due corsetti, perché uno era quello che appunto volevo mettermi nell'outfit appunto Halloween del 31, e ne avevo preso, siccome avevo scelto una gonna nera per spezzare un po' il colore, avevo scelto un corsetto bellissimo, rosso e nero, proprio da stile 800, ballerina del Cancan, ed è arrivato ed è, non è bello di più, è ancora più bello dal vivo che sul catalogo. È questo qui. Guardate che bello. I lacetti. Se lo vedete un po' aperto perché l'avevo già provato. Quindi voto praticamente 10 e lode per il corsetto. Indovinate un po', però mi è piccolo. L'ho pagato tipo quasi 70 euro e non va, nonostante io abbia preso la L, che è la mia taglia, sembra una 38. Cioè, anche allargando il più possibile questi lacci qui, perché un po' si allargano, vedete che dentro c'è la pezza per allargarlo, voi l'allargate così la pezza, vedete, vi copre la schiena di questa parte qui dei lacci, se l'allargate, di modo che non si veda la schiena, ma lo stesso motivo che c'è sul corsetto. Neanche allargandomi va, neanche allargando tutti questi cavoli di lacci, non mi va neanche a morire. Quindi, e siccome questa era la taglia più grande che c'era, non c'è una taglia più grande, non posso neanche cambiarlo. Non posso neanche cambiarlo perché non c'era altra taglia. Quindi ho speso dei soldi per niente, tanto per cambiare. Quindi penso che avevo pensato di fare un giveaway all'inizio, ma siccome un'amica me l'ha visto e me l'ha chiesto, lo darò a lei, così almeno qualcuno lo utilizza. Poi, però, quando l'ho preso questo sul catalogo, sapendo che, insomma, senza provare a volte è un rischio, senza provarselo addosso è sempre un rischio comprare dei vestiti, ho detto, aspetta che ne prendo uno in più, volevo prendere solo quello, ho detto, me ne prendo uno in più, non si sa mai, e lo prendo di una taglia in più, per sicurezza. Purtroppo non ce n'era un altro di quel colore, io lo volevo proprio rosso e nero apposta, perché già l'anno scorso mi era vestita di nero dalla testa ai piedi, ho detto basta con tutto sto nero, facciamo qualcosa per spezzare. Purtroppo non c'era un altro rosso e nero, così ho dovuto ripiegare su uno tutto nero, che è questo qui. Che è bello comunque, però mi piaceva più quello là. Però almeno questo qui, santi numi, mi va, è questo qua. Aspettate che ve lo apro. Allora, sono di quelli che si allacciano davanti, cioè hanno i laccetti dietro ma si ingancciano davanti, vedete? Cioè voi lo chiudete così, quindi si allaccia praticamente sulla vostra pancia. Allora, ci entro, anche se, aspettate che allontano, anche se sì, mi tocca trattenere il fiato per la serata, dietro così. Comunque ci sto a ballare, stando in piedi. Non dico che posso prendere enormi respiri, però ci respiro senza che svengo.
seduta è un po' diverso, nel senso ci sto, però ecco, diciamo che non comodissima, però ci sto, ieri l'ho provato, l'ho tenuto addosso un po', comunque insomma ci respiro, ci respiro, muovermi, riesco a muovermi, soprattutto in piedi, a ballare ovviamente sarò in piedi, per cui almeno questo, grazie al cielo, l'ho preso perché mi ha salvata, altrimenti no, non avrei avuto il pezzo sopra, con il fatto che l'altro non va bene. Anche questo costa quasi 70 euro. L'unico difetto che ha è che un po' esce il seno se, fai, se tiri su per ballare, ma metterò sotto un reggiseno a fascia nero di modo che non si veda. E insomma, questo meno male che ho deciso di prenderlo perché altrimenti ero senza. Poi, quindi questo ad Halloween sarà il mio pezzo sopra. Il pezzo sotto è questa gonnellina qui, che io avevo visto, mi sembrava più lunga. Sul catalogo, infatti speravo lo fosse, è quasi una mini, non proprio, ma è quasi una mini in realtà, che a me piacciono le mini, però non mi stanno bene perché io non sono proprio un fuscello. Però tutto sommato, considerato che avrò comunque le calze nere perché farà freddo, quindi mi si coprirà la ciccia, tutto sommato è bella. È questa qui. Scusate. È di, praticamente è di ciniglia e taffetà si chiama questo? Sì, credo di sì. Guardate gli inserti come sono belli, guardate dov'è? Le roselline nere che ha. Ma quanto è carina! È ancora attaccato il suo. La marca si chiama Burlesca perché ha diverse marche questo catalogo. Le roselline sono anche dietro, mi piace un sacco. Non so se le vedete, se riesco a stare fermo un attimo, magari. Ecco, quelle lì. Le vedete? Ce l'ha sparso un po' ovunque. Mi arriva tipo a metà coscia, che per me, appunto, non essendo molto snella, è un po' poco, però considerato che avrò le calze, ripeto, l'ho provata, tutto sommato non mi sta male. E quindi questo sarà il pezzo sotto. E per completare vabbè, come scarpe avrò queste qui che sono mie, le ho comprate tempo fa. Sono queste qui. Tacco non troppo alto perché sennò a ballare io non ci resisto. È ovvio che ci stava meglio un tacco più alto, però io ragazze faccio presto poi ad avere male ai piedi. E non voglio rovinarmi la serata per questo. E per completare l'outfit. Sentite questa, ho preso questa bellissima collana, si chiama choker, cioè vuol dire tipo nastro, a nastro, che come vedete, come l'ho tirata fuori dal sacchetto, si è rotta perché qui in mezzo c'era la sua pietra nera, rotonda. L'effetto è bellissimo quello che fa. Rimane così. Cioè, vi abbraccia proprio il collo, vedete? Adesso poi vi metterò le foto, ovviamente, quando, così la vedrete come si deve tutto l'outfit. Vi abbraccia proprio tutto il collo. Poi anche questa è di ciniglia qua, con il pizzo. È molto bella e elegante. Poi a me piacciono quelle morbidose. Si allunga volendo, però io la porto attaccata al collo apposta, perché da quel senso proprio di dark, gotico, mi piace un sacco. Peccato che, sì, si è staccata proprio la sua pietruzza. Aspettate che ve la faccio vedere la pietra un attimo. Rieccomi. Questa era la sua pietrina nera. Quindi, cioè, la collana sarebbe così. Che rende molto meglio la cosa, il tutto. Comunque, comprerò un po' di atta che gliela metterò. Oppure, c'è una ragazza che lo fa con la colla a caldo perché lei è abituata a fare di queste cose tipo bricolage. Gli faccio mettere una goccia di colla a caldo, quindi gliela rimetto. Comunque, sì. Per fortuna, che è nuova, già mi si è staccata. Proprio, ho aperto il pacchetto, boom, mi è uscita. Vabbè, per fortuna si rimedia. Basta una gocciolina di attacco di colla a caldo. E poi, quindi, questo è l'outfit completo. Dove ovviamente io aggiungerò le mie zanne, che però non ho preso da questo sito. Sono quelle che ho usato l'anno scorso e le ho preso sul sito, su un sito che si chiama Pathesk. Che è un negozio di Bologna che vende di queste cose un po', diciamo, non ordinarie, ecco, un po' pazzerelle, come dice il nome. Pazzesco vuol dire, in bolognese vuol proprio dire pazzesco.
cioè, comunque io le ho prese online, non ci sono mai stata fisicamente lì. Sembrano quasi vere. Adesso dopo ve le faccio vedere. Non ho pensato di prenderle qui. O magari lo vedete, ovviamente vi farò vedere il trucco da vampira prima di quella sera, quindi ve lo metterò nel video tutorial. Comunque vi metto anche il link di Pazzesca se lo volete. Quindi avrò le zanne e invece da questo sito qui ho comprato, l'anno scorso avevo le lenti a contatto rosse dei Volturi, quelle di Twilight. Quest'anno ho detto per non farlo uguale, per quanto il rosso mi piace di più, soprattutto con il make-up nero che avrò quest'anno, ho pensato facciamolo diverso e quindi ho preso quelle bianche che sono dentro questa. Sono bianche bordate di... L'hanno divisa in due scatole, cioè c'è una lente per ogni scatola. Bianche bordate di nero, non sono queste che vedete nella foto perché quelle sono bordate di rosso. Comunque ve le faccio, non le ho ancora aperte, ma le metterò perché bisogna sempre, per chi è solito portarle lo sa, bisogna sempre provarle diverse volte prima di metterle per tutta una sera, tipo la prima volta 2 ore, poi 4 ore, poi 6 ore per abituare l'occhio. Comunque sono queste qua dentro. Vedete? Sono bianche bordate di nero. Non le ho ancora provate, sono curiosa di vedere come starò. Le volevo tutte bianche, poi ho visto la foto sulle modelle, sembrava quasi cieca. Io volevo essere spaventosa, non sembrare cieca, per cui. E quindi, questo è l'outfit, sarà l'outfit completo. Comunque non è finita qui, ho preso anche altre due cosine da quel sito. Un'altra cosa è questa, siccome quelle lenti sono non proprio usa e getta, cioè una volta aperte le puoi usare più volte per 90 giorni, ma siccome il liquido per detergere, insomma immergerle, basta solo per la prima volta, poi dopo sei senza, e io non ne ho perché non porto lenti a contatto, ho comprato il boccettone grande del liquido disinfettante, vedete? Per lenti a contatto, va bene per tutte le lenti a contatto, io lo prendo per quello, così nel caso io facessi altri make-up con delle lenti a contatto, ho il prodotto necessario, che è questo qui. Questo mi pare sia quello da 150 ml. Poi se lo trovo nell'info box vi metto anche i costi. Dietro c'è, vedete, inserito c'è il contenitore al suo interno, il contenitore per le due lentine che si toglie ed è così, che va appunto qua nel suo centro. È carino, non l'avevo ancora visto. Vabbè, glielo reinserisco e insomma questo è il penultimo articolo. Qui ci sono le sue istruzioni, poi le leggerò, non ho ancora letto. E last but not least, questo qui, il portafogli bellissimo. Siccome il mio della Naiore Leari è stato un regalo, mi dispiace buttarlo, ma ormai è tutto rotto. Anche se mi scoccia buttarlo, ho preso. Ma guardate quanto è figo! Mi è proprio colpito. Guardate questo. Guardate se è bello. E il fiocco è bordeaux, non è fucsia. Non so se rende l'idea questa luce del cavolo. Ma guardate la lavorazione. Guardate se è bello. E guardate sulla chiusura lampo che cosa c'è. Un piccolo teschio. Con due rubini, due finti rubini ovviamente. Che succede? Mi è andato in palla il computer? Ah no, ok. Due finti rubini al posto degli occhi e qua la sferetta. Dietro è così, normale. Dentro ve lo faccio vedere. C'è ancora la sua carta. È così, sembra tipo quasi un porta, più un porta carte di credito, eccetera, però c'è anche la lampo nel centro e il posto per le banconote alla fine. A me serviva, mi piaceva. È grande, fosse leggermente più grande, sembrerebbe una pochettina, no, da portare di sera. E basta. Questo era tutto ciò che ho comprato. Ah no, 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 scusate, mi sono scordata l'ultima cosa. Alle amanti che come me, oltre al gotico, amano anche il medievale, questo pezzo vi piacerà. Quindi questa era tutta la parte dark per Halloween. Poi arriva appunto
Una cosa che ho preso, questa l'ho presa in vista di Carnevale, non so ancora se la userò quest'anno o magari non la userò mai, spero di no perché costa. Siccome a me piacciono anche le rievocazioni medievali, e mi piacerebbe una volta intanto provare a vestirmi da dama medievale, siccome mi piace soprattutto il 1200, oltre vabbè anche al 600, però se parliamo di medioevo andiamo più indietro. Ho preso questo vestito medievale. Ho detto una volta nella mia vita devo fare la pazzia di prenderlo. Poi magari lo userò una volta sola in una rappresentazione, non lo userò mai più perché sono vestiti che ovviamente non metti tutti i giorni. Però dovevo farlo, ragazze. C'era sia versione nera che bordeaux. Io volevo nera, però era troppo Halloween. Allora ho detto vabbè, siccome si usa per carnevale, il nero è meglio di no. Ho preso questa bordeaux. Allora non so se riesco a farvelo vedere perché è veramente lungo. Ha le maniche a losanga, come vedete. Aspettate che mi sposto più indietro, se no non lo vedete. È lungo fino a terra, eh? La parte dietro è così, come vedete, al cappuccio. Cioè, vedete, al cappuccio e ha i lacci dietro. Ovviamente io l'ho già provato, almeno questo come taglia è perfetta. Sembra enorme, però siccome qua si stringe anche davanti, perché comunque anche davanti ha dei laccetti per stringerlo sul corpo, senza però avere il corsetto, è perfetto. È una L ed è per la mia taglia, vedete? Ce l'ha anche qua. Poi ha gli inserti dorati, sia sulle maniche che sul corsetto. Insomma, è così. Lo adoro, ragazze. Per carnevale questo è fantastico. È anche abbastanza cotone. Credo sia cotone, però abbastanza caldo, quindi se ci mettete tipo una canottierina o una magliettina di quelle mezze invisibili sotto, perché comunque ci voglio dire, cioè, vedete, è lunghissimo, perché comunque voglio dire, carnevale purtroppo è a febbraio che è sempre un freddo cane, almeno qui da me, quindi infatti io evito di andare alle feste coi cari, perché come puoi metterti in costume senza giubbotto, muori di freddo a febbraio. Da noi ci sono 10 gradi sotto zero e d'altro canto non puoi andarci col giubbotto, se no non si vede il costume, quindi che ti mascheri a fare. Se però andate ad una festa al chiuso o ci andate tipo alle rievocazioni medievali che ci sono da maggio fino a luglio baragosto, che quindi è più caldo, questo è perfetto, questo fa il caso vostro. Questo l'ho pagato, mi pare, 94 euro. Beh, comunque dopo i costi ve li metto tutti perché ce l'ho ancora il catalogo. E basta, questo era tutto. Era quanto ho richiesto, ho ordinato da IMP. La bellezza di 350 e passa euro, sta roba qui. E poi, vabbè, questo è tutto quello che avevo per Halloween. Però dalla via che ci siamo, volevo farvi vedere anche due ultimi acquisti così random, che non c'entra niente, non li ho presi lì. Giusto perché dalla via che sto facendo il video non sto a fare un altro video solo per due cosine. Allora, questo profumo qui che l'ho comprato in farmacia si chiama, è dell'erbola erbario toscano, scusate, è cuore di pepe nero e eau de parfum. Non mi ricordo, no, 9 euro, 9,90 mi pare. Quando ho visto pepe nero ho detto a me sicuramente non piace, è troppo pesante. Invece ho provato il tester, vi dirò che è buonissimo. E poi finalmente ne ho trovato uno che sulla mia pelle dura, perché a me di solito molti profumi dopo 10 minuti non si sentono più, allora spendo soldi per niente. La boccetta è così, la confezione. Qua si toglie, si spruzza. Se vedete che manco poi perché me lo sono già data, non è che me lo danno vuoto. È buonissimo, ragazze. È forte, ma non è di quelli fastidiosi. E poi non so se alcune di voi che vanno al ristorante o al bar hanno visto di quei tagliandini che sul caffè dove tu prendi questa cartolina che tipo gratta e vinci, c'è cioè da grattare e vedere se hai vinto, sponsorizzato da Caffè Italia o Caffè Italiano, non mi ricordo come si chiama adesso, dove se trovi più di due tazzine, tre tazzine mi sembra, vinci, sì se trovi tre tazzine puoi vincere un MP3. Un tablet o era un iPhone, mi sembra l'altro. Io ho vinto, ho trovato tre tazzine e ho vinto questo lettore MP3 che mi hanno consegnato a casa. Nella foto era fucsia, purtroppo mi è arrivato argentato.
E la mia vicina l'ha vinto uguale, però dorato. Dorato però è bruttino, sembra ramato. E quindi mi sono... Siccome non ce l'avevo la mia P3, cioè ne avevo uno ma vecchissimo che non va più, ho vinto anche questo. La fortuna ogni tanto gira. Peccato non aver vinto il tablet, però. Però vabbè, insomma, piuttosto che niente, ho vinto questo. E quindi questo è quanto. Volevo farvi vedere solo queste due cosine qui. Spero che vi siano piaciuti, gli articoli presi da AMP. Io non sono in fibrillazione, non vedo l'ora che sia Halloween, non vedo l'ora di scatenarmi in maschera. E presto, molto presto, forse domani se riesco, farò il video sul make-up da vampira, quello che userò poi il 31. L'ho già provato, ma l'ho provato quando non avevo ancora le lenti a contatto, quindi non vi ho postato il video perché non... Era inutile, avrei dovuto poi rifarlo con le lenti a contatto, quindi ho aspettato di averle. Per quello avevo tanta fretta che arrivasse. E comunque lo faccio prossimamente. E oggi sono truccata così, ho sfumato. Allora, nella parte interna ho il bianco, nel centro della palpebra mobile ho un rosa chiaro, sono tutti colori shimmer, e con un lilla più scuro ho fatto l'ombreggiatura qua nella piega, sfumandola fin sopra, poi ho un tocco di bianco all'interno nella parte interna nell'angolo interno dell'occhio e un po' di bianco, sempre lo stesso bianco, shimmer sotto l'arcata sopraccigliare. E sotto qua non so se lo vedete. Sotto ho questo rossetto qui, fucsia. Voi direte, non ci sta a dire niente con la tua maglia rossa. Sì, avete ragione. Avevo in programma di mettermi un maglioncino rosa. Purtroppo, quando ho iniziato, prima di fare il video, quando mi ero ormai già truccata, ho visto che era da lavare, quindi ho dovuto ripiegare sulla prima cosa che ho trovato il maglioncino rosso. Lo so che non ci sta a dire niente, ma d'altro canto non ci devo uscire. Se dovessi uscire, metterei qualcosa che c'entra. Lo so, non c'entra niente, ma non potevo fare il video nuda, quell'altra era sporca, quindi abbiate pietà. Questi sono gli orecchini, quelli di Francesca con la mano di Fatima, il mio anello rosso di corniola che avete già visto e il bracciale, quei Swarovski che mi ha regalato mio fratello per il compleanno, più il punto luce che avevate già visto. Volevo qualcosa di semplice. Ok, questo è quanto. Spero vi siano piaciuti appunto gli articoli, ripeto. E ci vediamo molto presto con il video make up per Halloween. Nel frattempo lasciate un commento, cliccate mi piace se vi piace e iscrivetevi al mio canale. Un bacione, a presto, ciao!